No! Mi hanno beccato proprio quando ero evaso. Avevo sentito l'odore della libertà. Ero seduto su una spiaggia a bere margarita. Ma sono tornato di nuovo in prigione. Ma questa volta si fa sul serio. Salve l'equipe, io sono Sanjay e ben ritrovati in questo nuovo video, questo secondo episodio di The Escapist 2. Dobbiamo iniziare questo percorso di evasore massimo, potente proprio. Quindi ci attende Center Perks 2.0 da fare. Posso personalizzare tutti i detenuti? Beh, due secondi, eh? Ho cambiato un po' tutti i nomi e mi sono sbizzarrito un attimino con i nomi, perché dato che voglio introdurla fatta bene. Allora, siete pronti voi, signori e signori, a sapere i nomi dei partecipanti a questo gioco? Iniziamo con la parte dei prigionieri. Al primo posto abbiamo Latto. Ovviamente non potevano mancare una donna e tutta la mia acerrima rivale. Vediamo che cosa sa fare. Martin Littlewood, Parker, Jolly, Robocop, Lessi, Chop, Chip. Ovviamente Chip e Chop. Abbiamo anche Bulbasaur, il mio Pokémon preferito. Ovviamente non poteva non mancare dalla parte dei prigionieri. Alexis, così a caso ho lasciato l'unico che ho lasciato. Rick Grimes, ovviamente farà la parte del detenuto questa volta. Favi J con le cuffie, guarda Favi J con le cuffie, è fantastico lui. Così almeno anch'io posso mettere i titoli clickbait. Con quegli occhialoni e con quella congiatura non poteva non essere disco stu. Giuse e il Pie, ovviamente dalla mia parte, così mi aiuteranno nei miei loschi piani. Il biliardo, nonno Chuck, molto importante, non poteva non mancare nonno Chuck. Frankenstein, abbiamo l'uomo mostro, Mr. Hyde, l'uomo malvagio, e ovviamente come finale Johnny Bravo con quegli occhialoni. Poi dalla parte dei poliziotti mi sono disbizzarrito ancora meglio. Abbiamo tutti quanti sette nani. Poi Molly, Dolly e Lolly, le tre super chicche, non potevano mancare loro, eccole. Poi Starsky e Dutch. Abbiamo anche L, Light Yagami, ovviamente che fa il doppio gioco, è dalla loro parte ma è dalla mia, state tranquilli. Robot 1 e Robot 2, che sono le guardie per Extremis Eccellenza. Siamo pronti a partire? Siamo in prigione. Alle 7 inizia la ronda, sicuramente. E iniziamo facendo quello che dobbiamo fare. Per il momento andiamo all'appello senza dire niente. Seguiamo tutti quanti i detenuti. Siamo tutti qua, tu chi sei? Agente Dotto, ci scusiamo se dobbiamo punirvi. Come? Perché c'è una troupe televisiva qua? Cioè, quegli imbecilli hanno vinto una perquisizione. Ma grazie per l'imbecille. Favi J e Chop. Quindi adesso colazione. Per il momento ambientiamoci un attimo, perché non so neanche la prigione. Cucchiaio, coltello e forchetta. Questi li uso, non, questi li prendo, non si sa mai. Una volta fatto colazione, che devo fare? Ma adesso mi darà un'altra cosa, no? Posso andarmene in giro? Ah, tempo libero, perfetto, ok. Approfittiamo di questo primo giorno per esplorare questa prigione. Posso andare... Ah, lì c'è una porta rossa. Perfetto. Che mi porta dove? Poi da qui sotto si fa il giro per dove? E non posso entrare da qua. Però posso continuare a fare il giro. E qua di una chiave viola? No, ci posso entrare la chiave viola. Perfetto. Questo cos'è? Il generatore. Ah, perché quello è un'uscita. Quello è un'uscita. Questa è una porta d'uscita. Riesco a scavare qua, faccio come il tutorial. Scavo qua e esco fuori. Ho ancora del tempo libero, quindi voglio andare un pochettino a scoprire un po' che cos'è. Ah, questo è il centro di comando questo. E ci sono i Robocop lì. Tempo libero, sta finendo il tempo libero. Vabbè, abbiamo visitato un pochettino, dai. Dobbiamo andare al pranzo. Facciamo ciò che ci dici. Facciamo il bravo carcerato. Come fanno a correre più di me? Oh! No! Non vi fa vedere, ma che sei pazzo! Stavo scavando. Vedere perché... Oh, perché mi inseguono? No! Non ho fatto niente! Ai 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 ai! Che cos'ho? Perché? 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 No, 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 devo scappare. No, nell'infermeria, no, 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 no. Perché mi state inseguendo? Non volevo fare niente. No, questo è l'isolamento. Sono andato a finire in isolamento da solo. Aia, aia, aia. Ma perché? Non ho fatto niente, ho solo rubato un mio compagno che era svenuto. E mi porta all'infermeria, giustamente. Ok, perfetto. Questa non l'avevo vista, la telecamera. Lavoro. Come lavoro? Ma io non ce l'ho il lavoro. Pure lavorare, pure il lavoro qua. Qui le guardie registrano i componenti sospetti aumentando il livello di sicurezza. Per fermare una guardia che sta denunciando un comportamento sospetto, manda la KO. Quando non hai il lavoro devi andare al centro impiego e riceverai dei soldi per parli con lo staff di servizio. Danni alla prigione. No, lo sapevo io che mi stavano cercando. Lo sapevo perché ho scavato e ci stava la videocamera, sicuro. Qualcuno deve portare fuori la spazzatura. Non mischiare i buste tossiche con quelli riciclabili. Senta, 30 e 35. 60 e 30. E io non ce l'ho? Intanto facciamoci un pochettino di forza, va. Ah, 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 mi sento carichissimo. Andiamoci a fare una bella doccia adesso. Perché giustamente è il momento della doccia adesso. Favi J, ciao Favi J. Oh, oh, si stanno picchiando. Questo posso prenderlo?
Dobbiamo andare a cena, dobbiamo scendere giù. Oh, ma questo è un tavolo, questa è una chest però. Per adesso non è che ho capito tanto, so solo che devo andare a questi posti in determinate ore. Di nuovo a cena, e vabbè, ma basta però. Johnny Bravo cos'è? In vendita per 60, ma io non ho neanche un dollaro. Non ho neanche un dollaro. Siamo seri? Io mi chiamo Hillary? No, ma io non mi voglio chiamare Hillary. Va bene, noi ci chiamiamo Hillary, ok. Arma componente, ci portiamo solo, sì, una tazzina. Anzi, un coltello della mensa, così almeno col coltello di plastica li ammazzo. Dobbiamo andare a trovare il lavoro. Il lavoro so che era qui, ecco, me lo ricordo. Ok, allora, avevamo detto che lo spazzino, requisiti non soddisfatti, c'è bisogno di 60 di forza e di 30 di... Che cos'è il libro? Ah, intelligenza. 30 ce l'ho, ma mi mancano la forza. Quindi, dato che ho del tempo libero, cerchiamo di farci la forza. Sto sudando. Oh, non ho più forza. Sono a pezzi. Tempo libero, io posso fare come mi pare pur volendo, no? Giusto? Così almeno ho visto che la doccia mi riprende, giusto? Ok, a posto. Siamo pronti di nuovo per andare ad allenarci. Arriviamo a 60 così possiamo prendere quel dannato lavoro. Dai, dai, devo arrivare a 60 così l'indomani posso prendere quel dannato lavoro. Appello. No, come l'appello? Devo sbrigarmi, dobbiamo andare all'appello. Altrimenti mi troverà... Che cosa vuoi tu? Che cos'è quel coso? Usiamo le maniere forti con amore. Immagino. Gli idioti a cui perquisiremo la cella sono... No, non fare il mio nome! Ti prego! Durante luci spenti i giocatori tornano... Beh, perché non l'ha detto? Non l'ha detto a chi perquisiscono la cella. Ok, ok. Fa problema. Boh, accettiamo la prima missione, va. Ottieni lima, ottieni crema per le mani, ottieni smalto. Cerchiamo questi... Ah, e gli oggetti sono anche indicati qui sopra. Obiettivo favore. State ambientando? No, per niente, sinceramente. Voglio uscire di qui e al più presto. Adesso possiamo andare a chiedere quel dannato lavoro. Il pie è già... Ah, il pie è stato... Il pie è stato perquisito. Colazione, non devo trovarmi qui, devo sbrigarmi. Ho visto che quelli con i punti esclamativi mi danno le quest. Quelli con le monete mi fanno vendere qualcosa. Ok, mi prendo un coltello, me lo tengo come arma. Questo è legale. Ah, questa è la lima che devo trovare, perfetto. Ho preso la coperta, perfetto. Questa me la metto dentro, non ci sa mai. Che dopo mi servirà per coprire tutto mentre farò i miei loschi piani. Ok, dato che ho del tempo libero ancora e ho preso il lavoro e ancora non è tempo di lavorare, andrò a fare gli obiettivi. Crema per le mani, questo lo prendo. E l'ultimo dov'è? Dov'è? Ah, è qua giù, è qua giù. Lo teneva nascosto Charlie. Bello. Ah, l'ho fatto? E quindi adesso che cosa è successo? Devo andare a pranzo. E adesso che cosa è successo? Oh, questi si picchiano. Fa vedere se riesco a fregare un pochettino queste cose. Fa vedere, gira l'angolo, grazie. Mio, tutto mio. Ciao, grazie, Rick Grimes. Penso che adesso mi toccherà lavorare. Dove devo andare per lavorare? Ok, ah, perfetto, posso andare. Ok, quindi adesso che bisogna fare? Ho bisogno di guanti e maschera. Ok, buttato. Ah, rosso con rosso. Rosso con rosso. Sto facendo giusto, penso, no? Oh, ginnastica. Segui. Veloce. Muoviti, Hillary. Oh, scusatemi. Arriverò a 70. Andiamo in doccia. Dai, ragazzi, sono il primo. Mangia, perfetto. Perfetto. Ok, dato che sono stato presente, penso che posso uscire, no? Non mi dicono niente. M'ha aggiunto con il tick verde, quindi non dovrebbero esserci problemi. Devo mettere a posto... nello scomparto segreto, per giunta. Ah, devo tenere premuto. Aprire un pochettino le casse qua in zona. Non puoi stare lì, tranquillo, non ci sto qui. Oh là là, sto nei corridoi. Vai, perfetto. Voilà, rimuovi lenzuola, no? Non mi daranno fastidio. Nessuno. Voilà, perfetto. Adesso nessuno mi potrà vedere che cosa... I miei loschi piani lì dentro. Appello, devo andare all'appello. Toh, sei in ritardo. Consegna biscotto a Mr. Hyde. Dov'è Mr. Hyde? Vediamo se si sente male durante l'appello. Sarebbe proprio il colmo. Ho giusto il tempo, quel tempo, altrimenti dopo sarò nei guai. Questo corridoio è strano. Perché è stato messo qui? Ah, perfetto, anche la lima funziona. 85%, ma ci vuole un casino. No, non mi conviene. Allora, facciamo così. Approfitterò, ne andrò a dormire. Appello, sbrigati. Individuo tubo per Rick Grimes. Individuo tubo per Rick Grimes. Lei, ok, sta lì. Charlie e Rick Grimes. Bello, e me la scampo di nuovo. Così mi darà altri soldi. Potrò acquistare qualcosa. Oh, ma questo c'ha un po' troppe cose per i miei gusti, eh. Posso andare a dare il tubo a Rick Grimes. Così finisco questa missione. E ho anche lo scotch, eh. Cioè, solo per dirvi, eh. Oh, no, non c'entro niente io, eh. Fatto cosa. Ehi, dai, vieni qua. Ma perché dovete ammazzarvi mentre io ti sto dando... La missione.
Oh, perfetto. Oh. No, 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 no. Mi vedete che sto abbranzando? Ai. Lavoro, devo andare a lavoro. Oh, fammi vedere un po' che è meglio. Che puzza! Ho svolto il mio lavoro, perfetto, posso andarmene via. Allora, adesso devo trovare dov'è la biblioteca, perché voglio aumentare la mia cultura. Eccola qua la biblioteca, perfetto. Ginnastica, devo farla per forza? Devo diventare super palestrato. Ah, mi faccio la forza. Questo sta scappando. Appena questo viene steso, ci rubo tutto. Aveva solo una scarpa, aveva. Appello. Adesso sicuramente Giuse verrà all'appello, io gli potrò consegnare e sarà facilmente, questa missione sarà fatta molto facilmente. Vediamo un po' se riusciamo a trovare quella cosa. Ah, è una lastra di metallo. Costa 60, posso comprarla. È una lastra di metallo. Buono, buono, stasera posso approfittarne per uscire. Vai, allora, prima di tutto dovrò creare la pala. L'ho rotta, perfetto, 10. Adesso se io metto questo e metto qua, non posso coprirlo? No. Ah. Perché quello sta controllando durante la notte? Per questo episodio è tutto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Spero che questo video vi sia piaciuto. Un bel pollicione in su se così fosse. Polliciate, condividete, iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Noi ci vediamo domani, ore 15 in punto, con un nuovo video. Saluti l'equipa.